La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2616 dei deputati Marrocco e altri concernente iniziative anche normative volte a contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili a uso abitativo. La deputata Patrizia Marrocco ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente, grazie Ministro per la sua disponibilità a essere qui oggi su un tema che sta a cuore a tutti noi. Premesso che la casa è un diritto sacrosanto e umano, vero è che la proprietà privata è un diritto assoluto e quindi dovrebbe essere inviolabile. Invece è paradossale come in Italia nelle occupazioni abusive il proprietario non riesca a rientrare in possesso del proprio immobile. L'occupazione abusiva ha avuto una diffusione crescente anche a causa del degrado nelle periferie delle città, una vera e propria emergenza sociale. Sono tante le storie di persone, soprattutto fragili e indifese, vittime di questi malfattori. Una tra le tante che ha profondamente colpito e indignato il nostro paese è la storia di un anziano signore di Roma che, dopo una breve permanenza in ospedale, è riuscito a rientrare nella propria abitazione occupata da una famiglia rom dopo ben 23 giorni. In un paese normale e civile, Ministro, in una situazione del genere, la vittima si rivolge alle forze dell'ordine e queste sbattono fuori gli occupanti, magari li arrestano pure, ma non in Italia. In Italia, non essendoci la flagranza di reato, gli agenti non possono farlo, il proprietario non può difendersi da sé e quindi bisogna sporgere denuncia, aspettare che un giudice firmi Conclude. l'ordine di rilascio e i giorni passano, come se l'intruso fosse il proprietario. Tutto questo è surreale. Ministro, noi le chiediamo quali iniziative urgenti di sua competenza, anche legislativa, intende intraprendere al fine di tutelare i diritti dei proprietari di immobili pubblici e privati. La Grazie. ringrazio, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. A lei la parola, ministra. Signor Presidente, onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti chiedono quali misure, anche di carattere normativo, si ritenga di adottare per contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili, fenomeno presente sull'intero territorio nazionale con connotazioni differenziate di particolare complessità, che come noto involgono profili sociali riconducibili al disagio abitativo, ma che non escludono comportamenti di matrice ideologica legata all'ambiente dell'antagonismo di diversa estrazione. Premetto che dal punto di vista normativo la tematica ha già trovato una prima risposta nel decreto legge numero 14 del 2017 in materia di sicurezza urbana, laddove prevede che prefetto e sindaco possano sottoscrivere in chiave preventiva appositi patti per contrastare gli insediamenti non autorizzati e le occupazioni arbitrarie. Allo stesso modo, sul piano della repressione del fenomeno, appare rilevante ricordare come gli stessi prefetti, anche sulla scorta delle disposizioni più recenti introdotte nel 2018 con il decreto legge 113, possano procedere regolarmente alla programmazione degli interventi di sgombro. Si tratta di una materia complessa che deve tener conto non solo delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma anche delle situazioni di fragilità sociale da tutelare adeguatamente attraverso l'individuazione di preventive soluzioni alternative, per la cui attuazione resta fondamentale il ruolo dei comuni. In questa direzione sono state fornite indicazioni e direttive ai prefetti affinché operino con il supporto dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, estesi alla partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali e dell'autorità giudiziaria. Riguardo ai risultati più recenti ottenuti a seguito della focalizzazione del fenomeno, informo che dal 1 gennaio 2021 ad oggi sono state eseguite in ambito nazionale 58 operazioni di sgombro di particolare rilievo, alcune di esse con riflessi anche sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica. Riguardo al recente caso di Roma, segnalato dall'interrogante, informo che lo scorso 5 novembre l'immobile abusivamente occupato è stato sgombrato e restituito nella piena disponibilità del proprietario. L'episodio avvenuto a Roma conferma l'esigenza e l'utilità, anche in un'ottica di deterrenza, di un tempestivo intervento delle forze di polizia e della magistratura allo scopo di impedire il consolidamento delle situazioni e l'aggravamento delle condizioni
conseguenze dannose per i proprietari e i legittimi possessori degli immobili. In questa prospettiva risulta evidente l'importanza della sinergia interistituzionale nelle diverse fasi dello scambio informativo, come anche dell'elaborazione di strategie preventive con riguardo ai contesti abitativi a rischio. Tenuto conto della delicatezza della materia, eventuali interventi normativi, anche di inasprimento del trattamento sanzionatorio, non potranno non richiedere la più ampia condivisione delle componenti parlamentari, al cui approfondimento il Governo non farà mancare il proprio costruttivo apporto. La deputata Simona Vietina, concernente intendimenti in merito all'adozione di ulteriori misure volte a evitare il diffondersi del contagio in relazione a manifestazioni in luoghi pubblici, con particolare riferimento alla prescrizione di dispositivi di protezione individuale del tipo FFP2. La deputata Simona Vietina ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, lei la parola. Grazie Presidente, signor Ministro. Le manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie di contrasto al contagio da Covid-19 hanno determinato focolai preoccupanti a causa del mancato rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, quali il divieto d'assembramento, il rispetto del distanziamento e l'uso della mascherina. Esemplari sono i casi come quello di Trieste, dove nelle settimane successive alle manifestazioni il numero dei positivi era ben 8 volte l'attuale media italiana. Allora, considerando l'attuale situazione pandemica, rispettando il diritto di riunirsi pacificamente per manifestare, si chiede quali misure si vogliano attuare per garantire presidio e vigilanza delle zone interessate alle manifestazioni, rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, non solo nel corso delle manifestazioni, ma anche nelle fasi preliminari e conclusive, in particolar modo sui mezzi pubblici, quando i manifestanti affollano metro, treni e autobus. Grazie. Grazie a lei. La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministra. Ricordo che con mia direttiva del 10 novembre scorso, che ha valenza generale riguardante ogni tipo di manifestazione pubblica, ho già dato indicazioni ai prefetti per un'immediata risposta all'esigenza segnalata dall'onorevole interrogante. In tale atto di indirizzo si sottolinea come un equilibrato bilanciamento dei vari diritti e interessi in gioco richieda che le legittime iniziative di protesta si tengano nel rispetto delle regole, evitando la compromissione di fondamentali diritti di libertà del cittadino, quale il diritto al lavoro, alla mobilità, allo studio e primariamente alla salute pubblica. La cornice istituzionale più idonea per una valutazione collegiale complessiva delle diverse aree critiche urbane recentemente interessate dalle ripetute manifestazioni e cortei svoltesi nelle principali città italiane, rappresentata dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, un organismo collegiale che dà supporto ai prefetti nella loro azione di responsabili generali dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e a cui partecipano anche i sindaci, che non mancano di fornire il proprio apprezzato contributo in quella sede. In considerazione della collegialità dell'organismo, in questa direttiva non si manca di sottolineare l'apporto che potrà essere assicurato proprio dai sindaci, anche nella qualità di autorità sanitarie, con l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 50 del testo unico enti locali e dell'articolo 32 della legge 833 del 78. La direttiva prevede che la modulazione delle prescrizioni da impartire di volta in volta agli organizzatori delle manifestazioni pubbliche debba tener conto anche della situazione epidemiologica e delle misure di profilassi in atto. Pertanto i questori potranno dettare le loro prescrizioni ai sensi dell'articolo 18 del TULPS, non solo in funzione di esigenza di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, ma anche di carattere sanitario, sulla base dei contenuti dei provvedimenti adottati in ambito nazionale e locale. Da quanto detto discende che sono state introdotte modalità applicative suscettibili di implementazioni progressive laddove gli organi competenti dovessero ravvisare la necessità di un rafforzamento delle misure di prevenzione epidemiologica. I servizi a favore dei cittadini e al rilancio economico e culturale della città. La deputata Rina De Lorenzo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
Grazie Presidente. Signora Ministra, sale a 4,9 miliardi di euro il debito del Comune di Napoli tra finanziamenti, prestiti obbligazionari, debiti con altre amministrazioni, con le banche e i fornitori. E quando emerge dal bilancio consolidato 2020 che attesta nei fatti il dissesto della terza città d'Italia. Una pesante eredità lasciata al nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha già avanzato specifiche proposte che, inserite in un contesto normativo, consentirebbero prioritariamente di garantire l'offerta dei servizi pubblici del tutto insufficienti, quando non totalmente assenti. Le chiedo, signora Ministra, se il Governo abbia intenzione di promuovere un piano straordinario per Napoli al fine di riprogrammare il risanamento del debito storico e promuovere una gestione amministrativa all'altezza dei compiti che la città è chiamata a svolgere, restituendo il ruolo di protagonista nel Mezzogiorno, in Italia e in Europa, anche nell'attuazione dei progetti finanziabili col piano di ripresa e resilienza. La ringrazio. Grazie a lei. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministra. Gli onorevoli interroganti, nel riassumere le principali cause che hanno inciso sulla situazione finanziaria del Comune di Napoli, chiedono al Governo se abbia intenzione di promuovere un piano straordinario a breve, medio o lungo termine che consenta di programmare il risanamento della crisi finanziaria dell'ente locale napoletano. Come ricordato dagli stessi interroganti, il Comune di Napoli ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel 2013, più volte rimodulato successivamente e attualmente all'attenzione delle sezioni riunite in composizione speciale della Corte dei Conti. Secondo quanto comunicato dallo stesso Comune, il debito finanziario totale dell'ente, costituito da 750 posizioni aperte, di cui poco più di 700 con cassa, depositi e prestiti, e compreso quello residuo, ammonta a 3 miliardi di euro, comprese le anticipazioni di liquidità, e genera annualmente una rata per quote capitali ed interessi di 230 milioni di euro. A questo si aggiunga che per effetto di ulteriori passività il Comune di Napoli è gravato di altri 175 milioni annui che, sommati alla rata del debito finanziario, portano il peso della posizione debitoria ad un onere complessivo di poco più di 400 milioni di euro su base annua. La grave situazione finanziaria del Comune di Napoli, che ho appena illustrato, è all'attenzione del Governo. E ogni valutazione e iniziativa, anche normativa, verrà effettuata con il necessario coinvolgimento dell'amministrazione comunale. Ciò nella piena consapevolezza che Napoli rappresenta un polo di straordinaria importanza per il nostro Paese, il cui valore strategico si evidenzia nell'attuale fase di rilancio connessa all'attuazione del PNRR e al ruolo a cui in tale contesto sarà chiamato il Mezzogiorno d'Italia. Finanziaria delle autonomie locali, il deputato Pietro Navarra ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola, deputato Navarra. Grazie Presidente. Lo stato di sofferenza economico-finanziaria degli enti locali in Italia, ma soprattutto di quelli situati nel Mezzogiorno, è stato discusso nella recente assemblea annuale dell'ANCI. In Sicilia, per esempio, dei 391 comuni, 100 sono in dissesto o in piano di riequilibrio e 240 non sono in condizione di redigere il bilancio di previsione 2021-2023. La sentenza numero 115/2020 della Corte Costituzionale ha evidenziato che le crisi finanziarie degli enti locali non sono sempre imputabili a cattiva amministrazione, ma sono spesso conseguenza delle difficoltà economiche e sociali del territorio. Per fronteggiare le debolezze degli enti in crisi, dunque, servono interventi urgenti di natura finanziaria, differendo per esempio al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 e contraendo la percentuale di accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Ma serve anche, su questo chiediamo quali sono gli intendimenti del Governo, un intervento normativo di revisione del TUEL che intervenga in modo strutturale e risolutivo sulla crisi finanziaria degli enti locali, anche attraverso l'utilizzo di indicatori di vulnerabilità sociale per superare quegli squilibri correlati a caratteristiche socio-economiche e territoriali che non possono essere sanati dai singoli enti con mezzi e risorse proprie. Grazie. Grazie. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego, Ministra. Signor Presidente, onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo se intenda utilizzare il disegno di legge di revisione del testo unico enti locali come veicolo per una normativa che intervenga in modo strutturale e risolutivo sulle crisi finanziarie conseguenti all'armonizzazione dei bilanci degli enti locali. Oltre 20 anni dal decreto legislativo 267 di approvazione del testo unico, è ormai condivisa la necessità di una sua revisione sistematica che attraverso una nuova delega legislativa consenta al Governo di ridefinire il complessivo assetto della materia, armonizzando le disposizioni originarie con i numerosi interventi di settore che si sono succeduti negli anni. In considerazione dell'ampia e assolutamente complessa tematica, all'esito dei lavori di un gruppo di studio da me voluto insediatosi il 6 luglio 2020, è stata elaborata dai miei uffici una bozza di disegno di legge delega per la revisione dell'ordinamento degli enti locali, sulla quale sono in corso interlocuzioni con le rappresentanze degli enti locali e delle regioni. In tale contesto, particolare attenzione è stata riservata proprio alla revisione e armonizzazione degli istituti a presidio degli equilibri di bilancio degli enti locali, allo scopo di perseguire obiettivi di razionalizzazione ordinamentale, anche mediante l'individuazione di specifici indicatori e parametri economici e giuridici di rilevamento, con particolare riguardo a quelli che indicano difficoltà strutturali nella riscossione delle entrate e nella gestione di cassa. È stata prevista anche la revisione di specifiche procedure, con particolare riguardo a quelle volte al controllo dell'emersione di sofferenza di cassa e di squilibri di bilancio che richiedono interventi tempestivi ed adeguati. Per quanto riguarda infine le esigenze rappresentate nelle premesse dell'interrogazione relativamente all'ulteriore proroga del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 e ad altri eventuali interventi strutturali sulla gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità, assicuro che la questione è agli approfondimenti tecnico-politici e alla valutazione della conferenza Stato, Città e Autonomie Locali con il necessario coinvolgimento dell'ANCI e del Ministero dell'Economia. Passiamo all'interrogazione numero 3-2620 della deputata Emanuela Rossini concernente la situazione del riparto dei migranti tra le regioni italiane nell'ambito del sistema di accoglienza. La deputata Emanuela Rossini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola. Grazie. Gentile Ministra, sono qui a trattare il tema del sistema per l'accoglienza dei migranti, le cui misure a oggi si articolano su tre fasi. La prima, la fase di prima assistenza, poi la fase di primo soccorso, poi di prima assistenza, infine di prima accoglienza sui territori dove il prefetto invia i richiedenti. Ora, ribadendo il principio importante di corresponsabilità di cui devono attenersi tutte le regioni nel gestire le emergenze di un paese e anche riconoscendo oggi, anche dopo il G20, quanto il fenomeno migratorio non è né causato né imputabile non solo a un unico paese, ma anche nemmeno alla sola Europa, ma deve essere trattato in modo trasversale su aree geopolitiche ampie. Sono qui a chiederle qual è la situazione aggiornata del riparto tra le regioni italiane nella quota dei migranti. La ringrazio. Grazie a lei. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego, a lei la parola, Ministra.
L'onorevole interrogante chiede informazioni sulla distribuzione dei migranti nel sistema nazionale di accoglienza. Alla data odierna si registra la presenza complessiva di 79.154 migranti nel sistema di accoglienza, di cui 630 negli hotspot, 53.303 in strutture di prima accoglienza, tipo CAS, CARA, e 25.221 nei centri della rete SAI. Come è noto, gli hotspot sono deputati all'identificazione e ai primi screening sanitari dei soggetti rintracciati a seguito delle operazioni di salvataggio in mare o di attraversamento illegale della frontiera, mentre le strutture dedicate all'accoglienza dei richiedenti asilo sono i centri governativi di prima accoglienza, i cosiddetti CARA, e le strutture temporanee di accoglienza, CAS, che, come ho detto, ospitano la maggior parte dei richiedenti asilo. I minori stranieri non accompagnati, i titolari di protezione internazionale, i titolari di particolari permessi di soggiorno sono ospitati nella struttura del sistema di accoglienza e integrazione SAI. Con riferimento ai servizi erogati dal sistema SAI, evidenzio che esso è articolato in servizi di accoglienza garantiti su base volontaria dagli enti locali mediante progetti realizzati anche in collaborazione con il privato sociale e il terzo settore, finanziati prevalentemente con le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, la cui autorità di gestione è il Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Il complesso sistema di accoglienza non può prescindere dalla piena collaborazione delle strutture ministeriali con i territori per sostenere la capacità ricettiva e favorire una più compiuta integrazione dei migranti. In quest'ottica la loro distribuzione viene condivisa con i livelli territoriali di governo, tenendo in debito conto da un lato la sostenibilità delle quote di riparto assegnate, anche in considerazione dei livelli demografici, e dall'altra la concreta disponibilità degli enti locali a partecipare alle progettualità del sistema di accoglienza e integrazione. Ad oggi, per quanto concerne la distribuzione delle presenze a livello regionale, le prime 5 regioni per numero di stranieri ospitati sono Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e Sicilia. Altre regioni sono interessate da un numero inferiore di presenze e sono l'Abruzzo, la Basilicata, l'Umbria, Molise, Trentino Alto Adige, Sardegna e Valle d'Aosta, dove si registrano numeri inferiori ai 2.000 migranti. Grazie, passiamo all'interrogazione numero 32621 dei deputati Lollobrigida e altri concernente iniziative di competenza volte a contrastare gli sbarchi di migranti irregolari sulle coste italiane anche al fine di tutelare la salute dei cittadini. La deputata Maria Carolina Varchi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, lei la parola. Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, basta la sua presenza in quest'Aula a dimostrare che il governo dei migliori esiste soltanto nelle favole. Ad oggi, nel 2021, sono arrivati in Italia quasi 60.000 migranti. I centri di accoglienza sono sovraffollati, le forze di polizia e quelle sanitarie operano in condizioni di pericolo, anche e soprattutto in relazione al rischio di contagio da Covid-19. Lei continua a consentire lo sbarco indisturbato e persino il Premier Draghi, che in occasione della conferenza internazionale sulla Libia di fatto l'ha commissariata dicendo che la situazione è ormai insostenibile, a fronte di limitazioni pesantissime che continuate a imporre agli italiani, limitazioni della libertà ad esempio. Per prevenire il contagio, per evitare che questi sbarchi diventino un problema per la salute pubblica, lei cosa intende fare? Magari consentire lo sbarco solo ai migranti che hanno il Green Pass? Non lo so. Conclude. Ci risponda e cerchi di essere convincente almeno questa volta. Grazie. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministra. Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative urgenti si intendano adottare al fine di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale.
viene riconosciuto da tutti come il governo dei flussi migratori verso l'Europa, che vede l'Italia tra i paesi più esposti, con un arrivo a circa 59.000, quindi non 70.000, per la naturale collocazione geografica, rappresenti un problema di carattere sovranazionale. Nessun paese può da solo affrontare con successo la questione migratoria, che ormai ha assunto strutturali e connotazioni geopolitiche che richiedono la più ampia convergenza della comunità internazionale. I più recenti dati forniti dalle agenzie europee, EASO, Frontex, Europol, indicano che la pressione migratoria in aumento interessa tutte le rotte terrestri e marittime dirette in Europa, con un incremento più consistente su quella del Mediterraneo centrale. Per questa ragione, anche nell'ultimo Consiglio Affari Interni del Lussemburgo del 7-8 ottobre, ho sottolineato che rispetto alla crescita dei flussi è essenziale che l'Unione Europea sviluppi in tempi rapidi e con azioni concrete gli impegni assunti sul fronte dei partenariati strategici coi principali paesi del Nord Africa, a partire dalla Libia e dalla Tunisia. Lo stesso Presidente Draghi, al termine della conferenza di Parigi sulla Libia, ha sostenuto che l'Unione Europea, in relazione alla situazione degli sbarchi sulle coste italiane, deve trovare un accordo su questo fronte, rappresentando l'esigenza di investimenti più cospicui di sostegno ai libici, idonei a creare condizioni che favoriscano un maggiore e più efficace controllo delle partenze, anche tenuto conto che i migranti che giungono dalla Libia in realtà spesso provengono da paesi vicino. In questa prospettiva ho posto in evidenza come sia fondamentale rendere operativo il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'Unione Europea, che costituisce un modello di collaborazione con paesi terzi per allentare la pressione migratoria verso gli Stati membri più esposti, facendo il miglior uso possibile delle risorse finanziarie europee destinate alle migrazioni. Torno a ribadire che i temi migratori occupano un posto eminente nell'agenda politica del Governo, che sta perseguendo un'articolata e intensa strategia negoziale sia a livello bilaterale che in ambito unionale. Sul piano della geopolitica appare evidente come la riduzione della pressione migratoria lungo la rotta del Mediterraneo centrale richiede quale presupposto decisivo la stabilizzazione della Libia, che è anche la condizione indispensabile per la sicurezza di tutto il bacino mediterraneo e del Sahel. È fondamentale che la transizione istituzionale possa giungere a compimento attraverso le elezioni in programma il 24 dicembre prossimo, come auspicato da tutta la comunità internazionale. Sul piano del controllo delle frontiere marittime, da un punto di vista tecnico-operativo, rappresento che oltre che ai programmi di assistenza tecnica alle forze di polizia dei principali paesi di origine e transito dei flussi, è in corso anche l'operazione Temis di pattugliamento marittimo congiunto sotto l'egide di Frontex per il controllo della rotta del Mediterraneo centrale. Inoltre, sempre sul piano tecnico-operativo, è stata attivata una linea di diretta collaborazione tra omologhi organismi tecnici per arginare attraverso una segnalazione tempestiva delle partenze irregolari dalle coste della Tunisia il fenomeno degli sbarchi che, come è noto, interessa in maniera significativa i cittadini di quel paese.